densità di popolazione che erano alte all'inizio, basse negli anni 50-60 e poi sono ritornate ampie adesso. In questo focus group è emersa la necessità di comunicare. Il cervo in realtà ha una storia che è stata ben raccontata nell'intervento di ieri del fotografo negli interventi di oggi. Il cervo comunica a se stesso, allora dobbiamo forse imparare anche con la simbologia che ci diceva il dottor Becu a inizio mattinata, a recuperare quel contesto, quella narrazione, quello storytelling che permette di far arrivare a tutti i vari portatori di interessi il senso del cervo. E forse dobbiamo dare al cervo, se mi consentite questa metafora, la capacità di raccontarsi, la possibilità di raccontarsi anche dandogli una nuova collocazione nelle nostre isole, ad esempio quella di diventare un attrattore turistico-naturalistico, ad esempio quello di fungere da volano, da amplificatore delle peculiarità gastronomiche, delle peculiarità naturalistiche che abbiamo. E in questo noi stiamo facendo come Agenzia Foresta un'esperienza che ha rivelato una grande vicinanza con quella della gestione del cervo sardo, che è la gestione della rete sentieristica. Abbiamo una Sardegna che è piena di sentieri da percorrere e spesso non c'è il flusso economico che rende sostenibile l'impresa turistica, l'attività delle guide escursionistiche, l'allungamento della stagione, lo spostamento dei flussi turistici verso le zone interne, perché mancano gli attrattori, manca l'esperienza che attira il visitatore fino all'interno. I nostri sentieri sono ben tenuti ma spesso poco percorsi, soprattutto da quei flussi turistici portatori di economia. E allora in questo focus group, nell'ambito dell'azione D5 dell'AIFE Wanted Islands, è venuta questa riflessione molto forte, che se riuscissimo a potenziare, a raccontare meglio l'eroicità, la bellezza, il valore della reintroduzione del cervo, della presenza del re della foresta anche nei nostri boschi, potremmo, con questa attenzione alla comunicazione piuttosto che alla gestione faunistica, che è ovvio che sia sempre preminente, potremmo contribuire a dare un nuovo futuro al cervo, potremmo trovargli una collocazione, perché se non lo faremo, ed è questa l'ultima riflessione, poi lascio la risposta ai relatori, probabilmente nelle percezioni, come poi emerge anche dai questionari, dall'analisi di Human Dimension, il cervo è sempre un costo, è sempre un onere gestionale, è sempre un distruttore dei campi agricoli, è sempre qualcosa che necessita procedure di rimborso, di risarcimento. Questo dal mio punto di vista e con tutta l'umiltà del caso, quello che credo sia emerso in questa azione D5. E credo che nei prossimi interventi e nel futuro, nel piano di gestione del cervo, questo aspetto vada potenziato. Grazie. Quando è stato ideato il progetto, io ho avuto a che fare con il Ministero dell'Ambiente più di una volta, fino a quando... perché ce l'appoggiò, fino a quando non ricevette una telefonata da parte dell'Unione Europea che ci disse: il progetto delle finalità meravigliose si vede e si nota che è stato fatto a quattro mani, evidentemente non da esperti del campo ma da entusiasti di quello che volevano realizzare. Il progetto alla fine, ci siamo resi conto negli anni, si è dovuto essere modificato in tanti suoi punti, perché abbiamo, presi dall'entusiasmo, ci siamo dimenticati, che ne so, che c'era, come giustamente ha detto Alessio, un capitolo spese, tra virgolette, relativo nei confronti della comunicazione o giù di lì. Questo ovviamente ci ha impedito di fatto di poter dare più ampio spettro alla comunicazione, che per noi era importante. Però voglio aggiungere un'altra cosa. La provincia del Medio Campidano, dico provincia del Medio Campidano e non parlo del sud di Sardegna, quando iniziò la tutela del cervo, una delle prime cose che abbiamo fatto era quella di comunicare, di cercare, di far capire agli allevatori, agricoltori, scuole e quant'altro l'importanza di quell'animale.
Non vi dico quante volte io ho dovuto litigare, non uso un termine tanto per inventare, non ho proprio litigato con gli agricoltori perché non si fidavano di quello che noi dicevamo, non riuscivano a capire. Detto questo, soltanto dopo molti anni, ricordatevi del 2005 nasce la provincia del Medio Campidano, diciamo che noi il Cervo l'abbiamo subito affrontato come problema perché era un problema anche socio-economico, nonché dal fatto che istituzionalmente noi dovevamo proteggere questo animale, c'era poco da fare. Negli anni invece gli stessi agricoltori, con grande nostra soddisfazione, perché era stato tutto concordato con loro, tutte le azioni, ecco la comunicazione indispensabile per fargli capire l'importanza, hanno incominciato a collaborare. E ritornando al discorso della collega Anna, della mia amica Anna, sui pagamenti dei danni, io sono un po' stanco di sentire che sia solo e unicamente il cervo quello che distrugge e fa. Non è così. Quando noi abbiamo cominciato a fare i prati pascoli, a recintare secondo le volontà degli agricoltori, noi siamo passati dal lontano 2006, che pagavamo 30.000 euro all'anno, a meno di 3.000 euro all'anno per i danni da cervo. Molto più problematica invece la questione degli incidenti stradali, che sono molto più costosi. Non vi abbiamo detto, perché me ne sono dimenticato l'altro giorno, che tra le tante azioni era quello di mettere lungo le strade che più facilmente venivano attraversate dal cervo e dove comunque c'era passaggio di auto, abbiamo messo gli Svareflex, che sono quei sistemi anti-attraversamento, utilissimi durante la notte e facilmente posizionabili, che non costavano molto, e abbiamo avuto un abbattimento anche del numero di incidenti in quei tratti di strada. Voglio dire, le amministrazioni, e Anna lo sa bene, hanno messo sempre soldi di tasca loro per affrontare il problema. Perché io dico, e qua l'affermo, questo problema che noi abbiamo nelle aree, nelle province dove c'è il maggior numero di concentrazione di cervi, va bene, ancora non viene recepito come un qualcosa, e sto parlando naturalmente, Davide è la persona con la quale posso parlare più serenamente, che è un problema che diventerà del tipo regionale, e sino a quando la regione non riuscirà a capire che per tutelare il cervo c'è necessità evidente di altri trasferimenti, in modo tale che noi la maggior numero delle strade li mettiamo in Svareflex, abbiamo la possibilità attraverso Forestas, che oltretutto è stato il nostro grande collaboratore all'interno delle scuole per comunicare un messaggio ai ragazzi. Mi è dispiaciuto quello che ha detto il comandante Madetto quando ha detto che questi signori che vanno a catturare i cervi, poi quando li arrestano sono ragazzi di 25 e 27 anni. Uno non se l'aspetta, perché uno immagina che a 25 e 27 anni abbia già un minimo di cultura ambientale, cosa che invece non c'è, perché andiamo poi a verificare quale persone hanno arrestato. Sicuramente non avevano certamente, come si dice, una cultura di base che li potesse aiutare. Ora, noi stiamo seminando moltissimo. Quando noi abbiamo iniziato con, come si può dire, la comunicazione con le scuole, l'abbiamo iniziata addirittura con nodo IFEA, informazione, formazione, educazione ambientale, nodo voluto dalla regione, e siccome la regione programma, ricordatevi sempre che la regione programma è la forza, il braccio forte sono le province. Ora però, negli ultimi anni voi come avete capito e vi siete accorti della confusione generale sulle istituzioni. Oggi ci sono, domani non ci sono, cambiano di nome, non ci sono bilanci, c'è un commissario, non c'è la politica, per ricordare che poi alla fine è la politica quella che fa le azioni. Non sono i commissari. I commissari non si prendono mai responsabilità perché non hanno quel potere. Ora le province sono in una situazione in cui, anche se la regione dovesse trasferire molti soldi, non saprebbero, perché non abbiamo possibilità di programmare, la spendita. Per questa ragione voglio dire, ci siamo resi conto di aver fatto un progetto che forse era un po' lacunoso, l'abbiamo corretto più di una volta, ma al di là di questo, io che sono il responsabile dico che tratta con me direttamente l'Unione Europea, e quando deve sgridare, non sgrida i singoli, ma sgrida solo esclusivamente a me. Più di una volta mi ha detto: non è possibile che ancora una volta ci chiedete una modifica. Vi dico una cosa, e questo va, e poi chiudo naturalmente.
Ci siamo accorti, quando abbiamo fatto il progetto, noi avevamo due dissuasori, ottici e sonori. Però la provincia del Medio Campidano, nel mentre aveva già acquistato il Lo Tempore, per questioni sperimentali, alcuni dissuasori acustici. Sapete quelli che fanno rumore di autoseghe, di macchine che vengono, di urla di cani, cose del genere. E l'avevamo messi in un campo che era frequentato da cervi. Dopo una settimana i cervi erano dentro il campo, non servivano a niente. Allora abbiamo chiesto all'Unione Europea, visto che c'erano tanti soldi, di poter cambiare questi dissuasori in reti elettrificate, che per noi erano più efficaci. Non ce l'hanno permesso. Pur avendo scritto relazioni, che è evidente che quando voi percorrete una strada e vi accorgete che deve essere, come si dice, migliorata, di darci la possibilità di migliorarci, perché tutto non è di nostra conoscenza. Qualcosa che è di laboratorio, uomo di laboratorio lo sa, fa tante sperimentazioni, poi comincia a dire questa non serve a niente, fino a quando non trova quella piccola, come si dice, quel parametro, quella che serve molto di più degli altri. Purtroppo, come vedete, queste cose, spesso l'Unione Europea mi trova da questo punto di vista, è un po' troppo burocratica, un po' troppo, come si dice, fiscale in certi suoi atteggiamenti, non ci ha permesso di cambiare. Quindi abbiamo non possiamo, per esempio, spostare quattrini, quei quattrini che non spenderemo mai, nella comunicazione. Detto questo, voglio dire, noi le abbiamo provate tutte, purtroppo non abbiamo messo tanti soldi e non li possiamo spostare da un capitolo all'altro, e questo ci è dispiaciuto, perché ha ragione, molta ragione Alessio Sala. Io spero, tanto voi sapete che questa non finisce oggi il progetto continuerà per altri 5 anni. Io nel mentre sarò andato in pensione, grazie a Dio, perché non ce la faccio più, anche perché per sopportare questi signori che mi hanno accompagnato in questi ultimi 5 anni ce ne vuole di coraggio, ve lo dico. Bene, detto questo, se qualcun altro vuole, assolutamente. Una cosa veloce, ecco, per una riflessione, tra virgolette, perché viviamo in una regione che, come dire, ha l'ambizione di fare turismo di un certo tipo e turismo anche legato all'ambiente. Turismo legato all'ambiente ha un significato, vuol dire, come dire, voler scommettere sull'ambiente. Quindi a questo riguardo, ecco, le istituzioni a tutti i livelli dovrebbero credere in progetti come quello che noi abbiamo portato avanti. Però a questo riguardo, poi passo magari la palla a dottor Becco, mi sembra che in questi ultimi 40 anni, da quando lei ha iniziato a lavorare sul CERN, le cose non siano cambiate tantissimo, nel senso che il supporto poi della politica soprattutto in qualche modo non c'è mai stato in maniera piena. Sì e no. In alcuni momenti c'è stato, altri momenti no. Gli assessori, perché poi un funzionario ha a che fare col proprio assessore, ma assessori nella mia vita di lavoro ne ho conosciuto 23, ma nel tempo al quale ci riferiamo diciamo venivano sostituiti, anche qualcuno è durato anche solo 8 mesi, qualche altro un anno e mezzo, e quindi dipende. Ho conosciuto assessori che hanno assunto l'incarico, si sono informati, diciamo molto, molto prudenti, altri così presuntuosi, dice sono assessore, so tutto io. Non si può dire. Molto dipende dalla sensibilità dell'assessore. Io ho avuto la fortuna, per esempio, di avere un assessore che mi era amico, perché siamo stati compagni di corso a Sassari. E
Siccome io ero di quegli studenti che prendono appunti, sempre, questo invece da studente era molto garibaldino. Enea, dammi gli appunti. No, aspetta, io devo vedere, dai, che devo fare l'esame. Di quelli che fanno, che bloccano l'esame, no? Una figura simpaticissima. È stata mia assessore in un certo periodo. E devo dire che con lui, in virtù di questa amicizia che è colleganza, abbiamo risolto anche grossi problemi dell'amministrazione. Cioè io me ne sono avvalso, perché lui aveva fiducia, mi conosceva da studente, sapeva che ero persona seria, quindi dice, bene, se me lo dici tu, direi che è così. E ho conosciuto altri assessori che invece, naturalmente nascondendo la mano, insomma, hanno intracciato l'azione. Noi siamo tutti, siamo uomini, possiamo sbagliare. Se siamo fortunati c'è identità di vedute, ma se non siamo fortunati prendiamo scopo. Ho conosciuto un assessore che mi ha bloccato l'ufficio per anni. Ogni lettera che partiva dal mio ufficio, cioè ogni proposta che partiva dal mio ufficio era bloccata, perché quell'assessore doveva, secondo lui, ottenere determinate cose che non erano fattibili, perché un funzionario ha sempre disponibilità nei confronti del suo capo politico, per dovere, se è serio. Ma se le cose richieste non sono legittime, ha il dovere di dire, assessore, mi consente, questo non è possibile, nel suo interesse è meglio non farlo. Funzionario serio reagisce così, ma se il politico è meno serio, scambia questo per tracotanza del funzionario, e allora ha una reazione negativa. Il progetto CERO, scusate se mi allungo, però dottor Secci mi ha stimolato. Il progetto CERO ha rischiato di naufragare alla nascita, no? Perché naturalmente io avevo chiesto, per le vie canoniche, quindi attraverso il consiglio di amministrazione dell'azienda prima, il comitato faunistico dopo, avevo chiesto il finanziamento. Bene, era bloccato in assessorato. Perché, gratta gratta, mi è stato poi detto, dopo i miei ripetuti solleciti, il dottore, va anche bene, però non lo deve firmare lei. Cioè, va avanti se non è firmato da lei. Mi è richiesto, dico, ma come vuolsi così colà dove si può e ciò che si vuole e più non dimandare, insomma. E le mie insistenze poi hanno terminato l'avvio del progetto e il finanziamento, ma altrimenti questo era. Non so se ho risposto alla sua domanda o se sono andato fuori binario, che oggi si usa. Posso dire una cosa? Volevo dire a Alessio che sono perfettamente d'accordo con lui, che la comunicazione è molto importante, tant'è che nella nostra esperienza di ex provincia di Cagliari ci siamo resi conto che andando nei paesi, quando facevamo le riunioni partecipate, le popolazioni non conoscevano il valore del loro patrimonio naturale, quindi è molto molto importante. Perché se riusciamo a far capire questo alle popolazioni, probabilmente diamo un altro valore alle cose. E poi volevo aggiungere una cosa, certo il turismo ambientale è una cosa che io sto, come dire, vorrei valorizzare, per visto le aree di pregio che noi abbiamo, anche come città metropolitana. Il problema però puoi anche
come dire, promuovere, valorizzare, ma noi abbiamo il problema dei trasporti, che non è poco. Io ogni tanto lo ricordo, però è vero, perché il turista preferisce andare in Spagna perché spende meno anziché venire in Sardegna, nonostante abbiamo bellezze diverse. Niente, quindi sono d'accordo comunque che la comunicazione sia una cosa molto importante. Adesso invito il Mario Palomba, il dottor Mario Palomba, che parlerà del Human Dimension. No. Buongiorno, mi presento, io sono Mario Palomba e ho vinto la gara per sviluppare il piano di valorizzazione e la ricerca di Human Dimension bandita dalla provincia di Sud Sardegna. E, il piano di valorizzazione e la Human Dimension non è ancora consegnato, non è ancora terminato, quindi mi scuso ma non ho potuto fare un intervento con supporto di slide perché è in corso di chiusura, di elaborazione. Il piano di valorizzazione e la ricerca di Human Dimension hanno come centro, come focus proprio geografico, la nuova zona di reintroduzione e di ripopolamento, quella che dal Montargo di Seui poi si estende fino a Riumugi e che parte però come areale del cervo di ripopolamento dalla zona Osini-Ulassai e attraverso il corridoio ecologico poi si ricollega, detto bene dottore, si ricollega a questa zona del Montargo. Quando ho iniziato, io sono un economista, seppur vengo da una lunga esperienza, fortunata esperienza nel settore dell'ambiente che ho svolto in Sardegna, assessorato all'ambiente, dove ho subito una contaminazione di tutta quella che è il processo delle politiche ambientali, non ultimo quello di conservazione della biodiversità. E ho attraversato questa esperienza naturalmente anche portandomi appresso quella che era la mia formazione di base, cioè economista, e più mi occupavo in un'azienda pubblica, di pubblico servizio, di marketing e comunicazione. Quindi quando sono poi ritornato al lavoro autonomo, questa doppia esperienza si è combinata e quindi seguo tutte queste iniziative con grande interesse. È per questo che ho partecipato a questa gara, nonostante i tempi fossero abbastanza costretti, ho 2 mesi per fare questo lavoro. La ricerca di Human Dimension ha messo in evidenza in questa zona, che ha delle peculiarità specifiche rispetto agli altri areali, ha delle peculiarità specifiche perché non ci sono ancora i fenomeni di sovrappopolamento che leggiamo nei 3 areali incubatori, Sulcis, Sarrabus e Arbus. Non ci sono quindi quegli elementi di disturbo o di competizione con i settori agropastorali e della selvicoltura che sono stati caratterizzati e sono stati argomento della trattazione degli interventi di ieri e di oggi. Esiste quindi una peculiarità di zona, una specificità di zona. Il bando, senza alludeva, ha una richiesta di sviluppare nel piano di valorizzazione una ricerca che andasse nella direzione del turismo e quindi che andasse a verificare e possibilmente a estrarre una possibile ricaduta in termini turistici dell'azione di biodiversità, della conservazione. Quindi una zona di ripopolamento in cui la ricerca di Human Dimension metteva in evidenza che in realtà tutte quegli elementi confliggenti o di conflitto rilevati nelle altre zone sono abbastanza assopiti, fatta eccezione per una zona specifica che è quella di Ussassai, che ha una struttura ortiva di tipo frammentato, periboschivo, diciamo così, fortemente intrusa con la natura, dove il cervo sta arrivando nonostante il numero
la popolazione non sia così esuberante, eccetto questa piccola zona, tutto il resto, la conformazione e la dimensione, diciamo, boschiva e la scarsa presenza antropica, nella ricerca di un indigenzio non rileva questo disturbo, non rileva questo tipo di... E quindi la gran parte, diciamo l'85% della popolazione delle aree di interesse non ha rilevato questi elementi, non ci sono segnate di queste intrusioni, né incidenti stradali, né conflitti con il settore agropastorale. E invece quello che è stato rilevato è che c'è una scarsa conoscenza della dinamica e dell'azione e della politica di ripopolamento, cioè della storia di questa epica del grande progetto riuscito di ripopolamento della Sardegna è scarsamente conosciuta, ma ancora più si è rilevata una grande sensibilità verso il tema dell'ambiente e della conservazione, un grande interesse verso il tema dell'ambiente e della conservazione. Gli indicatori di sensibilità ambientale sono altissimi e quindi che cosa si è fatto? Si è a un certo punto andati a ingaggiare con la popolazione locale, con gli stakeholders, un dialogo per verificare l'interesse a proporre delle azioni intorno all'azione di biodiversità e di conservazione e delle azioni di valorizzazione, e sono stati coinvolti gli stakeholders che avevamo mappato durante la One Dimension. Il settore, siamo andati sul settore turistico, specificatamente su quello delle guide escursionistiche, della ricettività e della ristorazione, sul terzo settore della qualità della vita e della salute, e sul settore della scuola, quindi dell'educazione e dell'educazione ambientale, e poi ha partecipato molto attivamente a questa attività di coprogettazione del piano di valorizzazione Forestas, che è il soggetto attuatore, perché questa zona, questo habitat, questo areale ricade nel demanio di Forestas. Che cosa è venuto fuori? Che questi soggetti che rappresentano la comunità è rappresentata in tutte queste aree, sono intervenuti in un'azione di coprogettazione, sono venuti insieme a noi a progettare in Montagu. Abbiamo fatto con loro queste sezioni che non sono ancora terminate, siamo sollecitati a continuare, vogliono continuare questa attività di coprogettazione, e abbiamo declinato all'attualità sette azioni diverse. La cosa che ci ha stupito di più è che loro in realtà hanno chiesto che questa attività di confronto e di partecipazione alla progettazione di un futuro con l'aspettativa di una ricaduta sia portata avanti nel tempo, e vogliono praticamente trasformare il Montargu in un laboratorio di valorizzazione intorno al tema del cervo. Quindi si è pensato, un po' prendendo esempio dalla quello che succede nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, cioè la tre giorni di settembre di monitoraggio al bramito, in quella occasione di chiamare questi stakeholders, associarli nella fase di rilevazione alle squadre di rilevazione, aggiungendo un soggetto principiante che viene sottoposto a un ciclo formativo durante tutto l'anno prima del monitoraggio, e con loro condividere con la popolazione locale, una parte di studenti, una parte del mondo degli operatori turistici, una parte del mondo venatorio, dei cacciatori, partecipare all'azione di monitoraggio, e in quella tre giorni portare il risultato delle attività laboratoriali del settore declinate sul settore turistico. E sono stati individuati dei tour, diciamo, di valorizzazione. Abbiamo scoperto che lì c'è la filiera del tartufo,
c'è una rete che gestisce un insieme di operatori che vanno dai beni culturali ai archeologici al turismo naturalistico. Tutti questi stakeholders rappresentativi di tutta questa realtà hanno iniziato a proporre dei tour. Questo è il piano di valorizzazione che verrà chiuso e che verrà, viene fuori da una scrittura più male, tutto sommato, dell'azione. Grazie. Adesso aspettiamo una risposta da parte di Forestas. Che ha citato le foreste casentinesi. Noi abbiamo una sorta di gemellaggio già con le foreste casentinesi, ci siamo stati, ci siamo trovati benissimo, un turismo ambientale bellissimo, veramente diventa anche esperienziale alla fine, perché abbiamo fatto tutti i sentieri dove ci accompagnava, adesso non mi ricordo il nome del prete che ci accompagnava, e quindi abbiamo fatto anche sentieri culturali, cioè tra ambiente e cultura, ed è diventato bellissimo. Tra l'altro hanno degli agriturismo che funzionano benissimo, a costi zero quasi, perché abbiamo mangiato le produzioni proprio, le abbiamo viste lì. Sì, è una cosa bellissima che va riportata anche qua. Il nostro problema, secondo me, sono sempre i trasporti, però io ritorno lì. Allora passiamo alla richiesta della dottoressa, se non ricordo male, Contini. Prego. Che ha a che fare con questo tema? Ha un paio di domande. Allora, io ho tre, diciamo, domande tra loro collegate. Una riguarda, tutte e tre hanno a che fare con la mia attività, che è quella di guida escursionistica. Allora, nell'andare, parlo di un esempio in particolare, che è quello di Montevecchio, dove abbiamo il cervo, dove ho visto purtroppo, devo dire più volte, che la popolazione locale offre ai cervi non soltanto il chiosco, anche i privati cittadini altri mettono in terra i residui, diciamo, cielo di umido. Mi è capitato di vedere purtroppo lì in mezzo anche le lische di pesce e niente, quindi questo rappresenta, ovviamente lo capiamo tutti, un'attrattiva, perché quindi i cervi ormai sono abituati, vanno a mangiare in quel punto e quindi la gente va a fare le sue foto, no? Allora, questo è un problema che a Montevecchio forse è così evidente, ma non è così trascurabile anche in altri luoghi. Cioè, il problema del far capire alle persone che dar da mangiare un selvatico è sbagliato su moltissimi punti di vista. Quindi quello che la mia domanda è questa: se non sia possibile prevedere, se volete, nell'arco del progetto o comunque in relazione a ciò che si fa sulla gestione del cervo, anche per esempio un semplice cartello d'avviso col quale si dice non date da mangiare ai selvatici. Questo non solo a Montevecchio. A fianco a questa problematica, a mio parere ce n'è un'altra che, sempre andando in giro, io ho visto, direi, negli ultimi anni aumentare in modo significativo. Nelle aree dove, avete detto, avevamo dei recinti, questi in parte sono stati aperti, no? E quindi gli animali sono fuori. Purtroppo ci sono delle situazioni, vi parlo per esempio di Scannoneris, dove questi animali che erano all'interno del recinto erano molto abituati, purtroppo, alla presenza dell'uomo che ama toccare anche il selvatico. Questa è una cosa che dà veramente il valore aggiunto totale a qualunque escursione, purtroppo. Allora, io cerco di spiegare alle persone che questa cosa è sbagliata. Un selvatico è un selvatico, se io lo osservo è perché, tra virgolette, sono fortunata perché passa in quel momento, o perché io metto in campo una serie di accorgimenti che mi consentono di riuscire a vederlo, no? Credo che siamo d'accordo tutti. È chiaro che è ben diverso vedere un animale dentro un recinto, cioè quello lì dentro è lo vedrò. Allora, provare a pensare anche a questa tematica qua, del cercare di informare le persone che non è sano, non è normale che io voglia toccare fisicamente il selvatico. Cioè provare a fare un po' di educazione anche su questo campo.
perché di fatto ci sono anche situazioni pericolose, per esempio quella di Castiella, 2 anni fa c'è stata tra virgolette l'aggressione, sicuramente provocata da comportamenti sbagliati anche da parte dell'uomo, però le persone, io credo che vanno in foresta, devono essere informate magari anche con un cartello del fatto che certi comportamenti sono pericolosi. La terza cosa ha a che fare un po' di più con la questione della fruizione, nel senso che io credo che il cervo, come diceva qualcuno prima di me, possa e debba essere, e non solo il cervo, tutta la fauna selvatica, tutto ciò che noi abbiamo dovrebbe essere la base sulla quale noi impostiamo un turismo naturalistico, che io credo potrebbe anche portare lavoro e ricchezza. Ricchezza non vuol dire che diventiamo miliardari, vuol dire che ci guadagniamo la nostra pagnotta. Allora, la chiudo un attimo qua. In realtà noi abbiamo delle strutture, o meglio, Forestas ha delle strutture nei diversi distretti. Il problema è che personalmente ho chiesto più volte di poter utilizzare queste strutture per fare delle mini residenze e così via, ma esiste in Forestas, o meglio, esisteva in Anteforeste, credo che Forestas l'abbia ereditato, bisogna che me lo confermiate voi questo, un regolamento che vieta alle ditte, quale sono io, l'utilizzo delle strutture, e invece lo consente alle associazioni. Allora è chiaro che su questa base qua il turismo naturalistico una ditta non lo potrà mai fare. Mi chiedo se non si possa intervenire nel modificare questa cosa, perché se no ci stiamo raccontando dei bei, come dire, sogni, che sogni rimangono. Allora, le strutture le abbiamo, io credo possano essere, con alcune mi pare di capire, modifiche, ma se le utilizzano le associazioni, l'incolumità di chi viene a pagamento con la guida è la stessa, immagino. Quindi uno dei punti che io voglio sollevare è un discorso che ho con Forestas, lo sappiamo, no? Da parecchio ho rotto abbastanza le scatole su questo, però mi sembrava importante sollevarlo anche qua, anche perché abbiamo sentito dei casi della Corsica, della Romania e così via, che ci hanno raccontato, e dello Stelvio, che ci hanno raccontato di esempi virtuosi. Allora, perché noi non possiamo fare lo stesso? Ciò che si sta programmando lì a Montargu ha un senso se poi c'è una fattibilità vera, non solo da parte delle associazioni, credo, no? Ho finito di... Rispondo all'ultima domanda velocemente. Allora, il problema della gestione delle strutture recettive, che sono almeno 12 nelle foreste demaniali, è complesso e sicuramente non riusciamo ad affrontarlo qui. Quel che è vero è che quando abbiamo fatto dei bandi per dare in gestione ai privati queste strutture, pur con dei costi minimi, nessun privato le ha volute prendere, probabilmente perché non c'è ancora l'economia di scala e quindi la possibilità di generare flussi turistici che ripaghino l'investimento dell'operatore turistico, e quindi molte volte le gare sono andate deserte per l'affidamento delle strutture recettive. Un affidamento a spot per pochi giorni attualmente non è un modello organizzativo che possiamo permetterci, ma ci stiamo lavorando. Certamente, per tornare al discorso di prima, è per attenuare la competizione tra uomo e cervo, nel senso che il cervo deve diventare non un problema ma un'opportunità di sviluppo. Questo progetto LIFE e l'azione D5 di cui parlavamo prima e di cui parlava anche il dottor Palomba sta contribuendo a far emergere una richiesta e una prospettiva che finora non era stata sondata, quella cioè di far diventare il cervo un elemento di cui il territorio vada orgoglioso e su cui il territorio costruisca un'attività imprenditoriale. Naturalmente che siamo ancora lontani da questo futuro, al quale cerchiamo comunque di avvicinarci, è evidente dal fatto che quando si percorrono i boschi non c'è un cartello che dice, o non ce ne sono abbastanza, dove si avvisa qua vive il cervo, lo puoi vedere così, le sue tracce sono queste, quelle impronte, quella cacca che troverai per terra ti dà il segno della presenza del cervo. Questo significa che dobbiamo lavorare molto di più sulla promozione. In questo senso rinforzo, insomma, l'intervento che abbiamo fatto prima, la promozione e gli interventi di comunicazione devono essere potenziati, anche per poter poi aprire quelle foresterie
e vederle sempre piene o abbastanza piene da remunerare gli investimenti dei privati oltre che del pubblico. Poi per le altre due. Se Lucio Amanda credo che voglia rispondere per quanto concerne l'imprenditore. Per quanto riguarda la storia, mi trovi con la porta aperta. Logicamente è completamente sbagliato questo di attirare i cervi con l'alimentazione, un'alimentazione completamente sbagliata, perché l'alimentazione naturale è ben altro. Purtroppo ho visto gente dare anche delle banane, riesce a mangiare tutto, quindi è completamente sbagliato. Quello di accarezzare gli animali è ancora più sbagliato, a parte che può essere pericoloso, perché gli animali che si fanno accarezzare possono essere degli animali che purtroppo hanno avuto l'imprinting, e diversi casi di cerbiatti allevati da allevatori che se li sono ritrovati in allevamento li hanno allevati con il latte di loro produzione, quindi c'è purtroppo dei casi così vengono accarezzati. E l'effetto Bambi, che è questa storia del Bambi che hanno fatto vedere il cervo come un cagnolino, è un qualcosa di spaventosamente sbagliato, questo mi trovate pienamente d'accordo, che bisogna divulgare che gli animali non devono essere dati a mangiare, mi trovo pienamente d'accordo. Allora. Cogliamo la proposta. È chiaro che quando l'Unione Europea nel progetto ci chiedeva di mettere cartelli, erano cartelli diversi. Recinto per la cattura sono un'altra cosa, capito? Però è un attimo, lei ha già parlato, no, sto scherzando, però siccome c'è un'unione che voglio rispondere e poi... Sì, grazie. Allora, concordo con quello che ha detto il collega Mandas. Alimentare animali selvatici può rappresentare due tipi di problemi di natura sanitaria, perché i prestomaci di questi animali sono adattati a un alimento completamente differente. Basta cambiare il contenuto in acqua della lattuga che viene data, piuttosto che un alimento che può creare delle turbe gastroenteriche con delle gastroenterotossemie che a volte possono essere anche letali. Quindi dal punto di vista sanitario è una cattiva cosa dare da mangiare agli animali selvatici. Dal punto di vista ambientale è ancora peggio, perché significa abituare l'animale a determinate condizioni forzate dall'uomo, e significa educare i turisti che il rapporto con la natura e col selvatico è estremamente semplice, basta andare in quel punto dove sempre di solito si trova un selvatico. Quindi è diseducativo dal punto di vista dell'educazione ambientale. Per quanto riguarda i recinti e quindi questo hobby di farsi le foto, di cercare di toccare il selvatico e di avvicinarsi al selvatico, condivido, è un abominio da questo punto di vista, che ricorda molto il concetto di giardino zoologico, dove per giardino zoologico, ricordo, si intende quella struttura che espone al pubblico per più di 7 giorni all'anno fauna selvatica. Quindi abituare i nostri figli, o abituare i giovani, abituare i ragazzi che per poter vedere un selvatico è semplice, basta andare nel recinto con qualche cosa che fa rumore in mano e il selvatico si avvicina per essere fotografato. È diseducativo sia per chi porta il ragazzo, sia per il ragazzo che impara un concetto di gestione di tutela faunistica completamente sbagliato e differente. Quindi bisogna, da questo punto di vista, porre rimedio cercando di limare tutte quelle situazioni che in maniera puntiforme ci vengono fatte presente, anche attraverso la posizione di specifici cartelli. Sì, volevo ritornare sul discorso valorizzazione faunistica del territorio più in generale, perché ritorna costantemente il discorso, come dire,
praticamente quando si parla di fauna selvatica si torna spesso sul discorso danno, sul discorso impatto sulla fauna selvatica, spesso dagli incontri, insomma dai discorsi che facciamo anche tra noi tecnici, risale meno, viene fuori meno il discorso invece opportunità che possono venire fuori dalla gestione faunistica, quindi dalla presenza di specie anche molto interessanti perché molto visibili, cosa che invece magari in altri paesi stanno sfruttando in maniera diversa. Lo dico perché in altre realtà, come dire, la gestione faunistica ha dato e dà delle ricadute anche economiche sul territorio e quindi anche in termini di servizi e quindi di iniziative come quella della dottoressa Contini, che non è, come dire, una delle tante, è praticamente, Stefania correggimi se sbaglio, mi sembra che, quante siete guide ambientali nella zona sud Sardegna? Siete? Sì, non è una cosa che effettivamente ha un peso rilevante, intendo questo Stefano, non è un settore che in questo momento dà un impatto rilevante dal punto di vista economico sul territorio, delle ricadute veramente interessanti, cosa che non è altrettanto vera in altre realtà. Mi riferisco per esempio ad una realtà confrontabile come quella spagnola, dove sulla gestione faunistica, sulla gestione anche del turismo di tipo naturalistico si muovono numeri decisamente molto importanti. E scusami Anna, ma ti rimando la cosa sul discorso trasporti. I trasporti purtroppo spesso sono così perché non c'è domanda, da noi non c'è altrettanto domanda, spesso anche le società di trasporti, in particolare quelle private, si muovono in base a quella che è la domanda di trasporto in quella zona. In Spagna c'è una domanda decisamente diversa rispetto a quella che c'è da noi in Sardegna, e l'aspetto della gestione naturalistica in Spagna è un aspetto, insomma, che è molto curato. Finché, e questo è l'assunto, finché non ci saranno ricadute economiche interessanti dal punto di vista faunistico, intendo in senso economico, la conservazione avrà sempre difficoltà ad andare avanti, e noi continueremo ad avere difficoltà nel mandare avanti progetti di conservazione come quello di cui stiamo parlando questi due giorni. Sì, no, dicevo, dal punto di vista dei trasporti, ecco, non lo metterei, a quel punto diventa, come dire, è nato l'uovo. No, se c'è interesse la gente richiede il servizio, se non c'è interesse effettivamamente. Volevo aggiungere un'altra cosa, che nutrire gli animali selvatici rischia di creare delle situazioni di eccessiva confidenza del selvatico all'uomo. Questo può essere stata la causa di quell'aggressione di un cervo a Castiadas, credo ce ne siano stati due di aggressioni peraltro, due differenti episodi, ma non dimentichiamoci che in Gallura, nel nord Sardegna, abbiamo delle situazioni analoghe di turisti che nutrono i cinghiali con pane vecchio, e i cinghiali diventano molto confidenti con l'uomo, e questo può determinare un eccessivo avvicinamento con richieste di cibo e aggressioni del cinghiale confidente con l'uomo. Quindi, oltre a problemi per il selvatico, ci possono essere anche problemi per la sicurezza e l'incolumità pubblica. Ci sono altri interventi? Uno piccolo? Se esistono delle possibilità, Andrea Soro, Cooperativa Bios, sono, mi conosco da un veterinario tecnico faunistico, ma anche ci occupiamo da più di 20 anni di didattica ambientale con la Cooperativa Bios, che
abbiamo fatto anche dei lavori con la provincia per la realizzazione di guide ambientali, appunto su Montracosio Sette Fratelli, con il cervo fotografato in prima pagina. No, volevo fare una domanda appunto, ma anche una richiesta, anche se esiste eventualmente o effettivamente una possibilità di coordinare tutti quelli che possono essere le guide o i produttori o chi altro in dei gruppi che si interfacciano e che si interfacciano tra di loro, ma si interfacciano anche con gli enti pubblici, perché io mi è capitato di vedere diversi parchi nazionali o internazionali, ultimo ancora che sono stato a Bielovizza, ma anche in Patagonia recentemente, che esistono questi interfacciamenti fra popolazioni e chi lavora nel campo e chi lavora nel campo. E addirittura, ad esempio, a Bielovizza esistono l'ente parco, che è un ente comunque pubblico, che dà direttamente lui i nomi delle guide ambientali, e tu puoi andare in giro solo per andare a vedere gli animali con queste guide ambientali, se vuoi andare a vedere i posti dove sono presenti, perché le guide ambientali potranno evitare quei problemi che sono stati fatti negli altri, cioè che ci sono stati. Quindi comunque effettivamente vorrei sapere se anche in queste attività o in queste possono esistere queste interrelazioni fra ente pubblico e ente privato. Cioè, cosa fanno gli altri enti parchi? Non, parco non lo so. I nostri, per esempio, Molentargius, non so se ha un regolamento di quel tipo. Gutrumano sta ancora nascendo, quindi non saprei che cosa dirti. Però è anche vero che la Regione Sardegna, con gli enti di formazione professionale, attraverso un bando che si rifà sul turismo ambientale e culturale con la Green e Blue Economy, dovrebbe trovare queste figure innovative che riescano poi a fare questa concertazione con gli enti pubblici. Quindi io mi auguro, stanno partendo adesso tutti i corsi, che queste figure, tra l'altro è aperta a tutti, quindi si può anche partecipare, credo, con gli enti di formazione, e entrare a far parte di questa cerchia, insomma. Questo è quello che so, perché settore turismo non so se faccia un lavoro di questo tipo. Da noi, quando erano in provincia, per esempio, il turismo, quando ci occupavamo, avevamo anche quella competenza, adesso è tornata alla regione, c'era la collega che si occupava di coordinare le guide turistiche, oggi è tornata alla regione, quindi non so cosa dirti. Però è anche vero che c'è questa nuova figura che si deve occupare del turismo ambientale. Grazie alla programmazione della Regione Sardegna, il programma di strategie intelligenti, il documento chiamato S3, che si è fatto carico anche l'assessorato al lavoro per creare queste nuove figure, quindi credo che si possa partecipare a questi corsi di formazione per creare queste nuove figure e poter arrivare anche a concertare queste, non lo so. Ma perché ci vuole professionalità, ci vuole preparazione però. Non sono cose che ti inventi da un momento all'altro. Allora, volevo rispondere a quest'ultima richiesta. Credo che questo sia l'elemento più importante del piano di valorizzazione che stiamo facendo in montagna. Al di là delle singole azioni che stiamo progettando, in realtà il valore di questo piano di valorizzazione è che lo stiamo facendo insieme alle guide escursionistiche, perché rispetto a quello che dice Dionigi, cioè l'aspettativa di un turismo tra virgolette naturalistico con grandi numeri, l'esempio è Spagna, qua invece questo tipo di intervento su una popolazione in crescita dove l'aspetto della biodiversità è decisamente prevalente, può esistere solo un turismo di nicchia. È per questo che gli stakeholder principali lì nel Montargus siete voi, sono le guide ambientali. Questo è l'elemento premiante di questo lavoro. Tutto questo lavoro è scritto prevalentemente dalle guide ambientali, cioè è un'attività di concertazione con Foresters che affronta peraltro tra i temi principali quello sollevato dalla sua collega sul discorso delle strutture ricettive. Quindi le strutture ricettive di Forestas, i vostri colleghi del Montargu, Sermigu, ha messo subito il punto sulla questione delle strutture ricettive
rilanciato dalla scientifica e si sta pensando a un modello di gestione condivisa della sentieristica e delle strutture ricettive. Il cervo è solamente un elemento di attrazione, cioè è un'immagine sotto la quale si sta creando un dialogo tra gli operatori di filiera, cioè voi, e loro, per creare delle azioni di valorizzazione. Questa è la cosa principale, secondo me, più interessante di questo approccio. Poi le singole azioni, oggi è una, domani un'altra, non importa, cambiano da zona a zona, però l'unico modo per trovare una via di valorizzazione che abbia una ricaduta in un settore turistico così di nicchia è questa qui, non c'è dubbio, è inutile, non si può programmare azioni di tour turistici pensando di importare un modello che è su scale completamente diverse in un areale che è in fase di ripopolamento. Quindi è un'azione di commons, è un'azione di condivisione di beni comuni in cui l'estrattore di questo giacimento potenziale di valore che lo traduce, l'ologramma in piccola economia è l'operatore locale e deve essere un operatore turistico locale di nicchia fortemente esperto di natura. Ecco il discorso delle guide escursionistiche, al di là degli albi, al di là dei bandi, il concetto è che è un turismo esperienziale particolare che si integra con altre offerte turistiche, ma particolarissimo, che deve tutelare quella che è l'azione di biodiversità. Non può zoologizzare, diciamo così, non può diventare lo zoo del cervo. E quindi è un turismo di nicchia e di elite. Probabilmente se facciamo un perimetro economico di valore aggiunto e facciamo un'analisi di questi benefici, non c'è tanto. Se io metto le 400 euro di una visita così bella, così specializzata, così entusiasmante, non pagherà mai l'investimento pubblico che c'è stato per la conservazione. Le due cose non stanno in un'analisi di questi benefici, ma il concetto è che quando tu crei un sistema di operatori e apri il sistema pubblico e quindi l'obiettivo pubblico e l'aspettativa del privato si uniscono in un'azione di concertazione, hai rimosso il campo da tutte quelle detrazioni al bene cervo che ti prevengono dalla distanza dei due soggetti, cioè tutte quelle attività di educazione, di bracconaggio o di coinvolgimento della popolazione a un'azione diffusa di biodiversità, partecipata di biodiversità, viene estratta per il tramite di piccoli operatori che a livello locale però sono significativi. Quindi tra la scuola e gli operatori delle guide escursionistiche, che sono realtà vissute nel territorio, è una nuova narrazione e ha un coinvolgimento della popolazione. Questo è il valore più alto del piano di valorizzazione. La singola azione, i numeri di fatturato sono insignificanti, perché questi sono, da un punto di vista econometrico, cosiddetti investimenti freddi, non hanno un'attitudine al mercato, non trovano nel mercato la remunerazione del capitale investito e quindi è un valore di commons, è un valore di beni comuni, un po' come succede a Cagliari sui monumenti aperti, sui beni culturali. Che abbia dato un'idea molto chiara il dottor Palomba. Qualche altro intervento? Perfetto. Vorrei ringraziare tutti i partecipanti, tutti coloro che hanno comunque espresso le loro idee e hanno indicato... Oh, vabbè, mi ero dimenticato dei corsi perché sono... Grazie Carlo, almeno 2 minuti, perché è vero che siamo venuti della Corsica e è un piacere tanto di partecipare a questo convegno, ma spero che l'avete capito attraverso l'ultimo intervento. Abbiamo una situazione in Corsica adesso che possiamo dire pericolosa a livello del futuro di questo progetto, perché questo statuto bloccato, questa non riconoscenza della nostra specie, face che siamo oggi in confronto con agricoltori che hanno bisogno di risposte, perché ci vuole capire che quando un agricoltore ha un problema con i cervi, beh, naturalmente chiama il parco regionale e noi facciamo tanto sforzo per spiegare che non siamo responsabili totalmente di questa situazione, perché noi abbiamo fatto un programma di allevamento, abbiamo fatto il nostro lavoro, l'abbiamo reintrodotto con successo, ma all'inizio, 20 anni fa, eravamo tutti
nel giro della tavola anche con i servizi dello Stato, e che il sostegno era ufficiale effettivamente, ma al livello della riconoscenza della specie e della messa in conformità del diritto comunitario non è stato fatto questo lavoro. Quindi siamo bloccati, abbiamo questo confronto, questi conflitti, e siamo obbligati adesso di trovare soluzione per questi agricoltori e anche per sapere come domani potremo gestire la specie. Quindi per noi adesso non abbiamo più tempo per scontrarvi con voi, ma comunque se avete certe soluzioni, certe idee per dare appena alla Corsica, a noi indipendenti del parco, risposte e soluzioni, per io penso che alla fine di questo progetto dobbiamo continuare a parlare come lo facciamo da poi 40 anni, di un'unica voce, e trasmettere questa situazione alla Commissione o a qualcosa a livello internazionale, perché dobbiamo veramente, insisto, intervenire in questa situazione, perché è previsto anche da noi un sviluppo del turismo verde in Corsica, avete visto le case di watching, i sentieri, abbiamo un servizio che si occupa unicamente di questo, dell'educazione ambientale per il parco regionale, quindi non siamo preoccupati per questa parte, ma la situazione del conflitto, l'accettazione sociale veramente è l'obiettivo che abbiamo oggi per la Corsica. Francesco Riga. Su questo aspetto, visto che il LIFE prevede la realizzazione di un piano d'azione, di un piano d'azione alla fine, tutte queste indicazioni finiranno nel piano d'azione per la conservazione del cervo, che non sarà schieramente solo nazionale ma internazionale, e lo trasmetteremo direttamente alla Comunità Europea, in modo che i singoli stati poi, visto che hanno già ratificato tutte le convenzioni internazionali, devono essere comunque pressati ad adottare queste misure di conservazione, perché fino adesso attualmente è una specie di elevata prioritaria, quella di direttiva habitat, quindi non si può nascondere dietro il fatto che sia cacciabile, però non viene cacciata, quindi è piano di abbattimento zero, perché quello non è una forma di conservazione, insomma. Però è fondamentale che tutte queste azioni, così come le azioni congiunte per la lotta al bracconaggio o anche la fruizione anche come dicevo prima, naturalistica, per la valorizzazione della specie, siano inserite in questo piano di adattazione, che appunto è lo strumento programmatico per continuare a lavorare insieme su questa specie. Allora, abbiamo chiuso. Ringrazio tutti gli oratori di ieri, di oggi, ringrazio tutti i partecipanti, ringrazio il supporto ISPRA che ci ha dato la possibilità di trasmettere l'immagine, ringraziamo anche il service che ci ha dato la possibilità di gradire e di sospendere per qualche attimo l'intervento e di continuare sul porto. Noi ci rivedremo, questa è una promessa, prima della scadenza della prossima scadenza che ha il LAF, che sarà, si suppone, il primo marzo del 2019. Al primo marzo del 2019, come diceva lo stesso Francesco, avremo documentazione, molto più documentazione rispetto che a quella che abbiamo, conclusione di Urban Dimension, conclusione dei monitoraggi, capire attraverso gli studi che hanno fatto i nostri professionisti che hanno collaborato con noi, a quale abbiamo affidato gli incarichi, dove ci porta. È evidente che non finisce qua, l'ho detto, stiamo seminando come ha già seminato il dottor Becco tanti anni fa, e noi dopo 30 anni, posso dirlo, dopo 30 anni stiamo continuando, perché le cose sono cambiate, perché lo sviluppo è diverso. Speriamo veramente che prima o poi, siccome l'uomo, mi permetto di aprire una piccola parentesi, tutte le volte che l'uomo ha messo mano sulla natura, e vi posso garantire da biologo marino che ha fatto soltanto disastri, ha fatto solo disastri, tutte le volte che l'uomo ha fatto qualche suo interesse toccando la natura, ha fatto solo i disastri, vedi la nutria. È interessante anche pensare, per esempio, delle specie aliene, che come stava parlando ieri Brugnone, dove noi abbiamo delle specie aliene che entrano nel nostro territorio, che vanno a mangiarsi le uova di altre specie di uccelli, e poi, scusate se lo dico, ma lo devo
devo dire, da biologo. Poi c'è l'animalista o il, tra virgolette, scusate l'espressione verde non si usa, che mi sgrida se per caso qualche provincia decide che dobbiamo eliminare. In Inghilterra hanno deciso di eliminare le nutrie e ci sono riusciti, è un'isola. Noi siamo un'isola molto più piccola e non ci riusciamo. E detto questo significa che noi stiamo crescendo piano piano nella mentalità della tutela dell'ambiente. Abbiate coraggio, abbiamo coraggio. Grazie di tutti. Grazie.